No, ragazzi, la pareggite no, la pareggite no, basta pareggi, sono diventato il mio incubo sto pareggio, guarda. Ciao a tutti ragazzi da Alex Maverick 98. Siamo qui di nuovo con un video su Lecce. Lecce sa solo due pari. Sarà forse il quarto pareggio consecutivo di fila, voi mi chiederete sì, però sempre meglio di perdere. Su questo vi do ragione, però preferivo vincere oggi. Bisognava vincere una partita in cui meritavamo sicuramente di più. Abbiamo giocato una buona partita, ma ovviamente il Sassuolo con la sua squadra improntata sulla velocità ci ha praticamente purgato a pochi minuti dalla fine. Il vantaggio del Lecce siglato dalla Padula, un bel gol, lancio lungo di Rossettini, la Padula controlla di Mancini, smarca il difensore del Sassuolo e segna la porta di Consigli. Pareggio praticamente immediato dopo 10 minuti di Tolian, terzino destro che personalmente uso a FIFA, ve lo consiglio, a parte gli scherzi. 1-2 veloce del Sassuolo e Tolian che tira sotto le gambe di Gabriel, e quindi uno pari. Babacar si fa male, viene sostituito da Falco, anche se Babacar non voleva essere sostituito. Infatti poi c'è stato un piccolo battibecco, ecco, con la panchina del Lecce che poi si è risolto. Entra Falco e fa subito delle giocate molto importanti, fino a quando arriva la sua occasione al 42esimo con una punizione al bacio, veramente ragazzi, una punizione bellissima, che ci porta in vantaggio sul 2-1 alla fine del primo tempo. Ah, scusate per il ritardo nel video, ma non sono stato bene, non sto ancora bene, ho un po' di mal di testa, insomma un casino, però sono comunque qui a farvi questo video velocissimo. Secondo tempo gestiamo la partita e Sassuolo ha le sue occasioni, anche noi, però poi Berardi ci purga l'85esimo. Quindi quarto pareggio di fila, saliamo a 10 punti. Peccato perché tra la partita di Genova e quella di oggi potevamo stare praticamente, potevamo avere 4 punti in più e stare praticamente decimi, decimi, undicesimi o 14 punti. La prossima sarà Lazio-Lecce, una partita che storicamente ci ha dato delle soddisfazioni. E vedremo ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e buon fine settimana a tutti.